Si è fatto un poco chiaro, passi affrettati mi sfiorano, i primi si allontanano, altri ancora. Il crepitare delle mitragliatrici si estende a una catena ininterrotta. Sto per voltarmi un poco e cambiare posizione, quando ecco qualcosa ruzzola giù, fa un tonfo in acqua, un corpo pesante è cascato nella buca, addosso a me. Non penso, non decido, colpisco pazzamente, sento che il corpo sussulta e poi si affloscia, si insacca. Quando ritorno in me, ho la mano bagnata, viscida, l'altro rantola. Ho l'impressione che urli, ogni suo respiro è come un grido, un tuono, ma sono soltanto le mie arterie che battono. Vorrei tappargli la bocca, riempirla di terra, pugnalarlo ancora. Deve tacere, mi tradisce. Ma sono già tanto tornato in me e sono ad un tratto così debole che non posso più alzare la mano contro di lui. Mi trascino dunque nell'angolo più lontano e resto là, con gli occhi sbarrati, il coltello in pugno, pronto se si muove a saltargli addosso un'altra volta. Ma non farà più nulla. Lo sento dal suo rantolare. In confuso posso vederlo e provo un desiderio solo, venirmene via. Se non parto subito diventerà troppo chiaro, ora è già difficile. Già ora è difficile, ma quando tento di alzare la testa vedo già che è impossibile. Il fuoco delle mitragliatrici è così fitto e sarei crivellato prima di fare un sol balzo. Faccio la prova col mio elmo, sollevandolo un poco per constatare la radenza del tiro. Dopo un istante una pallottola me lo strappa di mano. Dunque, il fuoco passa proprio a fior di terra e non sono abbastanza lontano dalla posizione nemica perché qualche tiratore scelto non mi colga subito al primo tentativo di fuga. L'aria schiarisce sempre più. Aspetto febbrilmente un attacco dei nostri. Le nocche delle dita sembravano voler bucare la pelle. Con tanto spasimo stringo i pugni, supplicando che il fuoco cessi e che i miei compagni arrivino. I minuti stillano, ad uno, non oso più guardare l'oscura figura dell'altro, che è con me, nella buca. Guardo fissamente più in là e aspetto, aspetto. I colpi sibilano, formano una rete d'acciaio sopra il mio capo e non cessano mai, non cessano mai. Guardo la mia mano insanguinata e all'improvviso provo un senso di nausea. Prendo un po' di terra e la sfrego sulla mano, così almeno si sporca e non vedo più il sangue. Il fuoco non diminuisce, ora è ugualmente intenso dalle due parti. Certo, i nostri mi hanno dato per morto, da un pezzo, a giorno. Un mattino chiaro e grigio, il rantolo continua. Io mi tappo le orecchie, ma poi riapro le mani perché altrimenti non noto più gli altri rumori. La figura dinanzi a me fa un movimento. Trasalisco involontariamente, guardo da quella parte e i miei occhi rimangono fissi come se fossero inchiodati. È un uomo con un paio di baffetti. La testa gli pende da un lato e posa inerte sul braccio a metà piegato. L'altra mano preme il petto nero di sangue. È morto, dico a me stesso, deve essere morto. Non sente più nulla. Chirantolo è soltanto il suo corpo. Ma la testa tenta di sollevarsi, il gemito si fa per un istante più forte. Poi la fronte ricade sul braccio. L'uomo non è morto. Muore, ma non è ancora morto. Mi trascino verso di lui, mi arresto, punto sulle mani, poi scivolo un po' più in là. Aspetto ancora. Un orribile cammino di 3 metri, un lungo, terribile viaggio. Finalmente eccomi presso di lui. Allora apro gli occhi. Deve avermi sentito e mi fissa con un'espressione di indicibile orrore. Il corpo giace immobile. Negli occhi gli leggo che vuol fuggire, una volontà di fuga così tremenda che per un attimo mi pare che abbiano la forza di rapir lontano quella povera salma, via lontano, a centinaia di chilometri, d'un sol balzo. Il corpo è immobile, perfettamente tranquillo, muto ormai, perché il rantolo è cessato.
ma gli occhi gridano, urlano, tutta la vita si raccoglie in uno sforzo immenso di fuggire in uno spaventoso orrore della morte e di me. Io mi accascio a terra sui gomiti. No, no, mormoro. I suoi occhi mi seguono. Non posso fare un movimento finché mi fissano così. Adagio, adagio, la sua mano si stacca dal petto. Solo un piccolo tratto, pochi centimetri. Ma basta quel movimento a sciogliere l'incubo di quello sguardo. Mi piego su di lui, scuoto la testa e mormoro. No, no, no. E alzo la mano per mostrargli che lo voglio aiutare. E gli sfioro la fronte. A quel tocco gli occhi sembrano ritrarsi. Ormai perdono la loro fissità. Le ciglia si abbassano alquanto la tensione cede. Allora gli scalcio il bavero e cerco di poggiare più comodamente la sua testa. La bocca è semiaperta e si sforza di formulare parole, ma le labbra sono aride. Non ho con me la borraccia, l'ho lasciata in trincea. Ma c'è dell'acqua muotosa, giù, nel fosso. Scendo, tiro fuori il fazzoletto, lo spiego nella melma, raccolgo nella mano l'acqua gialla che ne filtra. E gliela beve. Vado a prenderne ancora. Poi gli slaccio la giubba per bendarlo, se si può. Devo fare così, ad ogni modo, affinché quelli là, se mi fanno prigioniero, vedano che ho cercato di soccorrere il loro compagno e non mi fucilano sul posto. Ed cerca di schermirsi, ma la sua mano è troppo debole. La camicia è attaccata alla piaga e non si lascia aprire. Non mi resta che tagliarla. Allora cerco e ritrovo il mio coltello, ma quando comincio a tagliare la camicia, quegli occhi si spalancano di nuovo e di nuovo viene sì quel grido, quel delirio, così che sono costretto a chiuderli, a tenere le dita sulle palpebre, mentre mormoro, ma no, ma ti voglio soccorrere, compagno, camerade, camerade, e ripeto con insistenza la parola perché la capisca. Sono 3 pugnalate. Il mio pacchetto di medicazione le fascia, ma il sangue scorre sotto le bende, ne comprimo e il ferito geme. È tutto quello che posso fare. Ora non resta che aspettare. Aspettare. Che ore. Il rantolo ricomincia. Com'è lento a morire un uomo. Perché lo so, salvarlo non è possibile. Ho bensì cercato di illudermi, ma verso mezzogiorno il suo gemito ha dissipato il mio inganno. Se nell'avanzare non avessi perduto la mia rivoltella, lo finirei con una palla, ma pugnalarlo non posso. Verso mezzogiorno la mia mente tituba, ai margini dell'incoscienza. La fame mi roda i visceri, quasi piango di rabbia per questo voler mangiare, ma non me ne posso difendere. Più volte vado a prendere acqua per il moribondo e ne bevo io stesso. È la prima creatura umana che io abbia ucciso con le mie mani, che io possa vedere da vicino, la cui morte sia opera mia. Kat, Kropp e Miller hanno già visto quando hanno colpito qualcuno in un corpo a corpo, come spesso accade. Ma ogni suo respiro mi strappa il cuore. Questo morente ha per sé le ore. Ha un pugnale invisibile col quale mi colpisce. Il tempo è il mio pensiero. Non so che cosa darei perché rimanesse in vita. È duro starsene qui, doverlo vedere, doverlo udire. Alle 3 del pomeriggio è morto. Respiro, ma per poco tempo. Il silenzio mi sembra ben presto anche più insopportabile di quel gemere di prima. Vorrei che il rantolo ricominciasse, roco, interrotto, ora fischiando piano, ora più aspro e più forte. È stupido quello che faccio, ma ho bisogno di occuparmi e dunque metto il morto in una posizione più comoda, benché non senta più nulla. Gli chiudo gli occhi. Sono castani, i capelli neri, con qualche riccio sulle tempie. La bocca è carnosa e tenera sotto i baffi. Un po' arcuato il naso, bruna la pelle, non più livida come poc'anzi, mentre era ancora in vita. Per un istante il viso sembra anzi riacquistar salute,
poi subito si trasfigura in quel viso spento dei cadaveri che ho visto tante volte e che li fa tutti uguali. Certo, sua moglie ora penserà a lui. Essa non sa quello che gli è accaduto. Egli ha l'aria di un uomo che scriva spesso alla moglie ed ella riceverà ancora lettere di lui domani, tra una settimana, forse una lettera perduta ancora fra un mese. E la le leggerà ed egli le parlerà ancora. Il mio stato peggiora sempre. Non sono più padrone dei miei pensieri. Come sarà quella donna? Assomiglierà alla sottile bruna al di là del canale. Non mi appartiene un po'. Forse è mia, ora che ho ucciso il suo uomo. O se avessi vicino Cantorek. Se mia madre mi vedesse così, quest'uomo avrebbe potuto campare altri 30 anni. Se io mi fossi impresso meglio la via del ritorno, se fosse passato 2 metri più a sinistra, a quest'ora sarebbe là, nella sua trincea, e scriverebbe un'altra lettera alla sua donna. Ma questi pensieri conchiudono a poco. Si sa che è il destino di tutti noi. Se Kemmerich avesse tenuto la sua gamba 10 centimetri più a destra, se Haya si fosse curvato 5 centimetri più in basso, il silenzio diventa lungo e vasto. Io mi metto a parlare, debbo parlare. Mi rivolgo al morto e gli dico, compagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un'altra volta qua dentro, io non ti ucciderei, purché anche tu fossi ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un'idea, una formula di concetti nel mio cervello che determinava quella risoluzione. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me. Allora pensai alle tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi. Ora vedo la tua donna, il tuo volto. E quanto ci somigliamo. Perdonami, compagno. Noi vediamo queste cose sempre troppo tardi. Perché non ci hanno mai detto che voi siete poveri cani al par di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi, come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore, la stessa morte, lo stesso patire. Perdonami, compagno. Come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi e questi uniformi, potresti essere mio fratello, come Katti, come Alberto. Prenditi 20 anni della mia vita, compagno, e alzati. Prendine di più perché io non so che cosa ne potrò mai fare. Silenzio. Il fronte è tranquillo, salvo il crepitare della fucileria. Il tiro è fitto. Non si spara a caso. Si mira bene, da ambo le parti. Uscire è impossibile. Scriverò io a tua moglie. Mormoro in fretta al morto. La scriverò e avrà la notizia da me. Le dirò tutto quello che dico a te. Non deve patire. Voglio soccorrerla, lei e i tuoi genitori. E il tuo bambino. La sua uniforme è ancora a metà aperta. Il portafoglio si trova facilmente, ma esito a mettervi le mani. C'è dentro il libretto personale. Finché non so il suo nome, potrà forse ancora dimenticare. Il tempo cancellerà la sua immagine. Ma il suo nome è un chiodo che si pianterà in me e non si potrà più strappare, mai più! E avrà il potere di rievocare ad ogni istante questa scena. Tutto ritornerà e ricomparirà davanti a me. Indeciso, tengo in mano il portafogli. Mi sfugge dalle dita e si apre. Ne cadono alcune fotografie e qualche lettera. Raccatto ogni cosa e vorrei riporre tutto a suo luogo, ma la tensione in cui mi dibatto, l'incertezza della situazione, la fame, il pericolo, queste ore in compagnia del morto, mi hanno reso disperato. Voglio affrettare lo scioglimento, accrescere la tortura poiché abbia fine, così come si sbatte una mano atrocemente dolorante contro un tronco d'albero. Accada ciò che vuole. Sono i ritratti di una donna e di una bambina, piccole fotografie da dilettante davanti a un muro vestito d'etera. Poi le lettere. Le traggo dalle buste e tento di leggerle. Capisco ben poco.
sono difficili da decifrare e il mio francese è scarso, ma ogni parola che riesco a intendere è come una fucilata, come una pugnalata nel petto. Sento che perdo la testa, ma una cosa comprendo bene, che a questa gente non dovrò mai scrivere come pensavo di fare poc'anzi. È impossibile. Guardo ancora una volta i due ritratti. Ma la gente ricca. Potrò mandare loro denaro senza svelarmi se un giorno guadagnerò qualcosa. Ma aggrappo a questa idea, che è un piccolo punto fermo. Questo morto è legato alla mia vita. Perciò se voglio salvarmi, devo fare tutto per lui, promettergli tutto. Faccio voto, ciecamente, che vivrò d'ora innanzi soltanto per lui e per la sua famiglia, e continuo a parlargli con labbra umide, e nel mio profondo c'è la speranza che in questo modo io mi riscatti e possa forse uscire salvo di qui. E più in fondo ancora la piccola riserva mentale che dopo ci sarà tempo e si vedrà. Perciò apro il libretto e leggo lentamente. Gérard Duval, tipografo. Con la matita del morto trascrivo l'indirizzo su una busta e con improvvisa fretta ripongo tutto il resto nella sua giubba. Io dunque ho ucciso il tipografo Gérard Duval. Io devo diventare tipografo. Penso tutto smarrito. Devo diventare tipografo, tipografo. Dopo mezzogiorno mi sento più calmo. La mia paura era infondata. Il nome non mi turba più. Quella febbre è passata. Compagno, dico al morto, ma con pacatezza. Oggi a te, domani a me. Ma se scampo, compagno, voglio combattere contro ciò che ci ha rovinati entrambi, che a te ha tolto la vita e a me, la vita anche a me. Te lo prometto, compagno, non dovrà accadere mai più.